Ma guarda, io cercavo il nuovo. Una volta era a Firenze, doveva arrivare Antonello Venditti, che aveva scritto quella canzone Roma a Boccia. Non si presentò perché c'era un guasto nella linea elettrica del Settebello. E mi dissero: c'è una ragazza che viveva in radiodrammi con Umberto Benedetto, si chiama Loretta Conci. Io ho detto: fatemela sentire. E lei imitava tutti i cantanti italiani. Ho detto: vabbè, non arriva Benedetti, vieni tu. E lì l'ho scoperta, l'ho portata subito in televisione e abbiamo fatto la Breccia d'Oro. Dopo l'ho portata a Canzonissima, per la quale Canzonissima ho scritto anche la sigla. Tara da Puzzie, che fu un successo e poi è diventata Loretta Conci. Poi un giorno che il poi Friend e Piacentini mi dice: c'è una ragazza calabro-americana che deve partire domani perché ha finito i soldi, ma vuoi conoscerla? Ed era Eder Parisi. E ho detto: vabbè, fammela conoscere, l'ho conosciuto, visto che era un po' matta. Ho detto: vabbè, ti porto da capostruttura del Varietà, che era il mitico Giovanni Salvi. E lei è venuta con un mangiadischi. Siamo arrivati lì, ho detto: senta, con il suo un po' italiano, inglese, diceva: io ho poco tempo per stare qua, domani devo partire. E dice: ma il provino noi possiamo fissarlo da 3 giorni. Il provino lo faccio qui, in una stanza. Che fai? Ha buttato giù tutti i fogli che c'erano sul tavolo, ha messo il disco del mangiadischi, è salita sul tavolo e ha ballato. E c'era il dirigente Rai che guardava ovviamente in posizione privilegiata perché avevano usato le gambe, ma anche il resto. E poi alla fine ha detto: pigliamola subito! Pigliamola, l'abbiamo presa e ha fatto una parte. E questo è stato il provino più eccentrico di Poi ho scoperto Loretta Cuccarini, che è stata veramente una rivelazione. Nel corso di una convention di gelati ho visto che era lì, era bella, solare, l'ho presa ed è stata la più amata dagli italiani. Insomma, di donne ne ho lanciate parecchie, ma anche di uomini, Beppe Grillo. È un merito comunque. Ahimè, che cosa ho combinato. Lì appunto prima hai detto una cosa molto interessante, no? Che cercavi sempre, hai sempre cercato e continui a cercare il nuovo, no? Qualcosa di. Guarda che Beppe, io l'ho scoperto in maniera veramente strana. Raccontaci. A Corso Sempione c'era un locale, si chiamava La Burlona. Si mangiava al piano terra e poi si scendeva giù e c'era un teatrino di 200 posti, anche meno. Io ho visto un manifesto enorme con un bel ragazzo che era Beppe Grillo. Allora io sono arrivato e ho detto: scusate, quando inizia lo spettacolo, improvvisamente appare accanto al manifesto Beppe e mi dice: se scendi lo spettacolo inizia subito. E mi ha fatto lo spettacolo solo per me. È un imbarazzante perché ero seduto in prima fila, lui faceva i suoi monologhi e mi diceva: ridi, devi applaudire, ridi. Dico: basta, scusa, domani ci vediamo in Rai. Ha fatto un provino eccezionale, me l'ha invidiato tutti perché Beppe è una forza della natura, insomma. Adesso secondo me lui ha nostalgia del teatro, vuol tornare a fare il teatro perché la politica l'ha un po' stufato. Speriamo, insomma, perché rimane sempre un grande comico. Senti, c'è qualche altro personaggio maschile che ti viene in mente, che hai scoperto, hai lanciato, hai incontrato forse anche in modo singolare? Ma guarda, Massimo, ti ho detto, Troisi è stata una rivelazione, che Troisi, abbiamo perso purtroppo molto giovane un attore che avrebbe fatto delle cose stupende. Un attore con una vita infelice perché
purtroppo soffriva tanto, però era sempre divertente, sempre irresistibile. E aveva per tutti. Noi quando veniva ospite da me a Domenica Inn non abbiamo mai provato un incontro. Ci sono degli sketch che sono esilaranti oggi, dopo tanti anni, perché erano autentici, perché era un grande. Lui era erede del grande Edoardo De Filippo. Se avesse vissuto di più avrebbe fatto delle cose immense. È un peccato. È veramente un peccato.